SRSR H12 è una struttura residenziale socio-riabilitativa che ha come finalità principale quella di favorire l'autonomia degli ospiti per un reinserimento nel tessuto sociale. Il nostro lavoro si articola nelle 12 ore diurne dove ruotano le nostre figure professionali. Abbiamo infatti un'equipe multidisciplinare composta da un infermiere, tre tecnici della riabilitazione psichiatrica, una psicologa, la psichiatra, tre OSS e l'assistente sociale. Dopo una valutazione iniziale dell'ospite e attraverso la consultazione del progetto terapeutico individuale inoltrato dal CSM di competenza, viene redatto un programma socio-riabilitativo che accompagnerà il nostro ospite nel percorso di inserimento nella struttura. Le attività che proponiamo mirano tutte al raggiungimento di obiettivi prefissati per ogni area. Ad esempio, le attività proposte per il raggiungimento dell'autonomia sono la stimolazione alla cura del sé, degli spazi personali e degli spazi comuni. Inoltre si effettuano interventi sulla gestione economica condivisa e quella del tabagismo. L'area socio-riabilitativa che è caratterizzata da attività che mirano alla risocializzazione. Infatti vengono svolti vari laboratori all'interno della nostra struttura, come ad esempio laboratorio di cucina creativa pasticcera, di musica, di scrittura e gruppi più specifici come il problem solving training, il gruppo giornale, la psicoeducazione alimentare e la psicoeducazione sulle dipendenze. Inoltre, sempre all'interno della nostra struttura e sempre per il favorimento della socializzazione, si organizzano tornei di calcetto, ping pong, proprio per favorire l'interazione sociale degli ospiti e del gruppo. Sempre a proposito della socializzazione e il reintegro nel tessuto sociale, abbiamo oltrepassato le mura della nostra struttura, cimentandoci in uscite riabilitative, delle gite organizzate e uscite individuali, che hanno prodotto ottimi risultati sia nell'accompagnamento del nostro ospite nella realtà quotidiana. Noi diciamo sempre che la nostra comunità è una palestra in cui si lavora sulle risorse,